buon sabato, bentrovati a Mattino 6, ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dai quotidiani regionali con le prime pagine di Centro, Messaggero e Città. Partiamo proprio dal quotidiano Il Centro, questa è l'edizione di Pescara, il Ministero gela i precari di Attiva, zero speranze di riassunzione per i 70 interinali dei rifiuti. E poi a centropagina la fotonotizia, caccia ai ladri, notte in strada con la polizia da parte del giornale. E ancora sotto la fotonotizia, cronaca, foto pedoporno, c'è un arrestato, le postava su Twitter, segnalazione dagli Stati Uniti, un 48enne è finito in cella. Di spalla nelle cronache il sopralluogo, il super esperto giusto tagliare i pini in centro. L'agronomo super esperto di alberi Giovanni Morelli esclude che i pini tagliati di Viale Regina Margherita possano essere salvati. In Montesilvano arriva la ZTL, sosta selvaggia via Roma chiusa alle auto, e poi a Francavilla verso il voto i quattro candidati sindaco, ecco tutte le spese. Nello spazio dedicato alle idee, richiami dal Nazionale, l'articolo di Bruno Manfellotto, guai grillini, governare è difficile. Ovviamente si parla della situazione all'interno del Movimento 5 Stelle in relazione anche agli avvisi di garanzia che sono arrivati negli ultimi giorni, l'ultimo dei quali a Pizzarotti, sindaco di Parma, che è stato sospeso, lo vedremo più avanti poi nella rassegna nazionale. Andiamo adesso sotto la testata del Centro, nel taglio alto troviamo il calcio di Serie B, oggi a Modena il Pescara, Oddo a testa bassa, dai Pescara blinda il terzo posto, la trasferta, i biancazzurri al Braglia con 1000 tifosi al seguito. Scendiamo invece adesso nel taglio basso della prima pagina del Centro e troviamo il Buongiorno Abruzzo, firmato questa mattina da Dino Venturoni, il titolo La precaria schiava pagata 3 euro l'ora. Andiamolo a leggere. Nella provincia di Teramo, che una volta era la locomotiva d'Abruzzo, oggi va, come racconta Anna, una giornalista disoccupata con figli a carico, che a 50 anni si è ritrovata a chiedere aiuto ad un imprenditore conosciuto da una vita e si è visto offrire il seguente, chiamiamolo così, impiego: andare in giro con la propria auto a mappare tutte le aziende che somministrano alimenti. Compenso 1 euro ad azienda, ma solo se ti fai dare email, cellulare e telefono fisso. Se manca uno di questi dati perdi 33 centesimi, però se fai un contratto promozionale ad una di queste ditte ti toccano 4 euro. Anna ci ha provato, ha fatto 3 giri per un totale di 20 ore di lavoro e 200 km sulla strada, poi ha capito che non poteva guadagnare nulla ed ha mollato. L'imprenditore l'ha pagata con 68 euro, compresi 30 di rimborso benzina, 3 euro e qualcosa per ogni ora di lavoro. Ho fatto 2 contratti, dovresti darmene 8 in più, ha detto timidamente lei. Risposta: no, perché le due ditte i contratti li hanno disdetti. Anna le ha chiamate, quelle ditte le hanno detto che non c'era alcuna disdetta, i contratti di fornitura erano ancora in essere. Va così oggi, le persone laureate trattate come schiavi e prese pure per i fondelli da gente che non sa cos'è la vergogna. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine del Centro, adesso andiamo a vedere l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, titolo di apertura, malati parcheggiati in corridoio, ospedale di Chieti la denuncia, ai familiari impediscono di assisterli. E vedete proprio la foto abbastanza eloquente, sono le 13:15, si legge nella didascalia, quando la porta del reparto di medicina si spalanca ai familiari, l'impatto visivo è forte, la prima impressione è quella di trovarsi in un ospedale da campo con barelle allineate lungo le pareti del corridoio. Aldo Cerulli di Cittadinanza Attiva dice: succede pure che familiari non possano assistere i malati moribondi. E poi sotto la fotonotizia, chiuse 2 mense scolastiche, Vasto, cibo per terra o mal conservato e muffa, arrivano in asse e appunto chiudono 2 mense scolastiche. Poi di spalla nelle cronache, lavoro allo scalo, Thales salva, siglato l'accordo con la Tecne, l'accordo c'è a detta dei sindacati, anche un eccellente accordo, si è chiuso così poco prima delle 20 di ieri il vertice sulla Thales. E poi blitz dei carabinieri, pistola, fucile e droga in casa, 47enne nei guai, ancora a Francavilla, ecco le spese dei candidati a sindaco.
Andiamo a vedere nel taglio alto sotto la testata ancora il calcio di Serie B in primo piano e Lanciano all'assalto, l'imperativo è vincere per restare in Serie B. Al Biondi c'è la Ternana. La novità oggi settore distinti riaperto solo per abbonati. Andiamo sulla edizione teramana del centro, titolo di apertura, arriva la Coppa, licenzia 8 persone, casa di riposo di Atri, ditta Campana vince la gara, bastano 15 operatori. E poi a centropagina lo spettacolo, Maria Grazia Cucinotta accende i riflettori su Campli, l'attrice. Ha girato un corto sul timballo nella cittadina teramana e poi sotto la fotonotizia Cirsu rispunta il gruppo di Zio. Rifiuti, Deco presenta la proposta di concordato fallimentare. Nelle cronache di Giovan Giacomo in Teramo le dimissioni servono per cambiare passo. Si torna ovviamente a parlare della crisi di governo al comune di Teramo. Intervista a Giorgio Di Giovan Giacomo che un mese fa è stato il primo assessore della giunta Brucchi, scusate, a dimettersi. Poi in Val Vibrata, tra Villa Rosa e Alba, riapre il ponte ciclopedonale sul Vibrata. In Giulianova, con 1.000 pazienti, nutrizione, sede inadatta e un medico in meno. Andiamo a vedere anche sotto la testata, nel taglio alto, consegnate le chiavi della città a Pannella, commosso, grazie Teramo, ti sei ricordata di me. E poi espianto di ovuli, arrestato il ginecologo teramano Antinori. Andiamo avanti, l'ultima delle quattro prime pagine del centro, quella di L'Aquila Vezzano Sulmona, trovata morta, forse strangolata, giallo tra Marsica e Reatino, la 33enne non era rientrata la sera prima. Poi andiamo a vedere a centropagina L'Aquila, l'avvertenza del call center, ieri terremotati, oggi licenziati, protesta, proprio mentre all'Aquila passava il Giro d'Italia. Sotto la fotonotizia fa la rapina e perde il bottino. L'Aquila, bandito solitario, assalta la banca e fugge tra i vicoli. Nelle cronache di Spalla, sempre all'Aquila, tecnici lenti, il comune studia sanzioni nei confronti dei progettisti che tardano a rispondere alle richieste di integrazione dei progetti di ricostruzione. E poi, sempre nel capoluogo, uomo investito da un'auto pagherà i danni, mentre in Valle Peligna e Sulmona. Ovviamente si vota, e quindi centro storico e lavoro priorità dei candidati. Cambiamo testata, adesso passiamo a vedere il Messaggero, a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Lavoro, emergenza continua, protesta dei call center all'Aquila per la crisi Globe Network, H3G pronti a impegnarci, vogliamo restare. Chieti intanto salvo il polo Thales ad Avezzano in strada, i ricercatori del CRAB, Teramo ok alla TEAM per la solidarietà. Dunque questo è il riassunto di quanto sta accadendo nella nostra regione per quanto riguarda il lavoro. E poi lo vedete nella fotonotizia, a Roma il ginecologo di Civitella del Tronto ha arrestato Antinori, guru della fecondazione, sorpresa per l'arresto a Roma del ginecologo teramano Severino Antinori. E poi una notizia curiosa, San Salvo, il sindaco Magnacca da ieri è mamma, fiocco azzurro sulla porta d'ingresso del comune più a sud d'Abruzzo, ieri mattina nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Renzetti di Lanciano è venuto al mondo Pierluca Beniamino Nino Pasciutto, primogenito di Pierpaolo e Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo. Andiamo a vedere adesso di Spalla, terapia intensiva neonatale, superambulanza per la ASL di Chieti, si parla ovviamente di sanità, il mezzo servirà per il trasporto di bimbi prematuri o cardiopatici da Lanciano e Vasto a Chieti. Nel taglio basso il consulente ritorno di Delfino con la Chiavaroli, quando si dice l'esperienza è anche tanta sorpresa la notizia che Raffaele Delfino, classe 1931, storico esponente della destra pescarese, ha assunto l'incarico di consulente del Ministero della Giustizia come stretto collaboratore del sottosegretario Federica Chiavaroli. Andiamo a vedere nel taglio alto adesso il Pescara a Modena per blindare il terzo posto. Oddo vuole vincere nell'ultima trasferta della regular season di Serie B. E poi l'ex avversario Bergodi non ha alternative, serve la partita perfetta. Modena invischiato nella lotta
scusate, nella lotta per non retrocedere. Sempre per quanto riguarda la Serie B, sempre per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, Lanciano Ternana 3 punti ed è quasi fatta. Andiamo a vedere anche sotto la testata, il giorno e la notte. Il timballo della Cucinotta, Chuck si gira per le vie di Campi e poi Pescara, dubbi dell'esperto sulla sorte dei pini, la gestione è problematica e all'Aquila pecore in rosa per il giro, festa anche con la pioggia. Andiamo sulla città adesso, andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo. Dunque, il titolo di apertura è dedicato alla cronaca. Furto di ovuli arrestato Antinori, il ginecologo civitellese, guru della fecondazione e clonazione, accusato da una ragazza spagnola. E poi a centropagina a Roma il sindaco consegna la chiave di Teramo al leader radicale per quanto riguarda la cittadinanza onoraria a Marco Pannella. Poi, intrappolati dal restyling del corso sotto la fotonotizia, Teramo, bar San Matteo in crisi, costretto a ridurre gli orari. Andiamo nel taglio alto, anzi tornando alla cronaca, scontro tra Tornado, tutta colpa dei piloti, chiesta l'archiviazione dell'inchiesta. Poi andiamo a vedere anche di spalla, Teramo Calcio, Zauli in pole dopo il divorzio al veleno con Mister Vivarini. E poi Polizia Postale, il pedofilo ci ricasca e torna in cella. Nel taglio basso, 3 anni a Mauro Gentile, un'altra condanna per gli indignati. E poi il cinema per il timballo al Cuscus, Maria Grazia Cucinotta fa girare tutta Campli. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato alla rassegna nazionale, andando a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. La giustizia spacca i 5 Stelle. Parma, il sindaco accusato di aver nascosto l'avviso di garanzia. Alfano al voto anche il lunedì. Pizzarotti sospeso per la scarsa trasparenza e lui dice: penso a una causa. Poi a centropagina la fotonotizia definitiva, le 6 condanne, così finisce il caso Thyssen Cassazione, i manager responsabili e il rogo del 2007. E poi ritroviamo una notizia che riguarda, l'abbiamo visto, anche la nostra regione nel taglio basso, furto di ovuli arrestato Antinori, il ginecologo originario della provincia di Teramo. Andiamo sulla Repubblica adesso. Movimento 5 Stelle, resa dei conti, Pizzarotti sospeso, mette tutto online. Il sindaco di Parma, direttorio di irresponsabili, Grillo, per il nostro giudizio non serve sentenza. E poi l'economia, PIL, l'Italia vede una timida ripresa, più consumi anche con la deflazione. A centropagina troviamo la fotonotizia che riguarda la mostra del cinema di Cannes. Cannes chiede aiuto, Vivendi vuole tagliare i fondi. E poi la storia, le vite bruciate alla Thyssen, uno scandalo della democrazia dopo la sentenza della Cassazione. L'articolo che fa un po' il riepilogo di quanto accaduto nel 2007. Andiamo sul Messaggero, la scure del Movimento 5 Stelle, fuori Pizzarotti, il sindaco di Parma sospeso dopo l'avviso di garanzia, ma l'annuncio di Grillo spacca la base, la replica, per me trattamento diverso da Nogarin, sindaco di Livorno, decisione irresponsabile del direttorio. E poi Edi Verbania, ed è italiana, ovviamente la nonnina più vecchia del mondo, ha 116 anni, ha attraversato 3 secoli, nonna Emma. Come vedete dalla fotografia, che dice il suo segreto: mangiare sempre uova, mangio sempre uova, così ha detto. E poi, tornando all'economia, i consumi crescono e spingono il PIL, ma è il record del debito. Questa è la lettura del Messaggero. Andiamo sul Sole 24 Ore, proprio per approfondire i temi dell'economia. Il PIL cresce dello 0,3%, deflazione a quota meno 0,5%. Dunque scendono i prezzi al consumo, mentre il PIL cresce di qualche punto decimale. La ripresa della Germania supera le attese, più 0,7%. Il dato Istat del primo trimestre, più consumi interni e meno export, aumento annuo verso l'1%.
Andiamo ancora avanti. L'unità Niente Pizza, con una mail anonima il blog di Grillo, sospende dai 5 Stelle il sindaco di Parma indagato. Pizzarotti dice direttorio e Di Maio irresponsabili, rivolta della base per l'editto ad personam. Così titola l'unità, che è il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. E poi, salvati 1.000 profughi, l'Austria rinuncia alla barriera del Brennero, nella fotonotizia. Andiamo sul Fatto Quotidiano, ovviamente in primo piano quanto sta accadendo nel Movimento 5 Stelle. Pizzarotti licenziato da Casaleggio Junior, sospeso, non ci ha detto che era indagato, e lui risponde al direttorio dicendo che sono degli irresponsabili. E poi, tengo famiglia, il sogno di un assegno da consigliere, l'ultimo sussidio pubblico, poltrone, la carica dei 100.000. Il record a Napoli, un cittadino su 80 è candidato, in tempo di crisi lo Stato non assume, per avere un lavoro bisogna farsi eleggere. E poi il rogo, tutti condannati in Cassazione, strage della Thyssen, i manager devono andare in galera. Andiamo avanti. Il Tempo: ha rubato ovule a una donna, arrestato il ginecologo dei VIP, le carte, trascinata sul lettino, fai la brava e avrai un regalo, ai domiciliari Severino Antinori, che si proclama innocente. Poi si torna sulla notizia che riguarda la legge sulle coppie di fatto. Le pensioni gay costano 125 milioni, così scrive il Tempo, le stime dell'INPS fino al 2050, e scoppia la guerra dei bagni. Andiamo ancora avanti. Libero: così si è creata la voragine, i soldi di Banca Etruria nei paradisi fiscali. Dunque si cambia argomento per quanto riguarda l'apertura di Libero, si torna a parlare delle banche. L'Istituto Toscano, assieme ad altri, ha dato a una società poi fallita prestiti milionari girati alle Isole Vergini, scusate, non serviti a comprare, sono serviti a comprare auto di lusso e case. Il ruolo del Cardinal Bertone. E poi fondi alle famiglie prima del voto, dopo le nozze gay, Renzi ora prova a comprarsi i cattolici. Restiamo ai quotidiani di area di centrodestra con il giornale: manovra nascosta, quanto ci sono costate le banche? La crisi degli istituti di credito è stata pagata dai risparmiatori, mazzata da 210 miliardi. Allarme rosso sui consumi, Italia in deflazione, abbiamo visto meno 0,5%. E poi l'ultima ragazza del 1899, scusate, la nonna che ha vissuto 3 secoli, italiana, la donna più anziana del mondo. Andiamo su Avvenire. Sostegno alla famiglia, lo dice la Costituzione. Forum: subito una no tax area legata ai figli. Dopo il sì alla legge sulle unioni civili, parla il ministro. Più bimbi, meno tasse. De Paolo: Renzi non sia un curatore fallimentare. Poi, per quanto riguarda la fecondazione, eterologa da rapina, arresti per Antinori. Il secolo XIX, Pizzarotti sospeso, Movimento 5 Stelle si divide, Di Battista è fuori dal movimento, lui dice direttorio irresponsabile. E poi Cannes: Loach porta i poveri sulla croisette, Julia Roberts: non giudicatemi dai piedi nudi, con il sorriso in prima pagina della bella attrice statunitense. Poi andiamo ancora avanti e andiamo a vedere adesso i quotidiani sportivi nazionali. E dunque partiamo dalla Gazzetta dello Sport. C'è un gioco di parole. A Ribra dice, ovviamente si parla di Ibrahimovic, dice addio al PSG, ora è sul mercato e Milano sogna un ritorno di Ibrahimovic. Per quanto riguarda poi le panchine, panchina Inter, mal di pancia Mancini, Toir: chiarezza o strappo il contratto, Nerazzurri col Sassuolo che cerca il sesto posto, Squinzi: caro Silvio, l'Europa tocca a noi. E poi anche la panchina del Milan scotta, Brocchi e i giocatori, tutto in 2 partite, ma non solo per me, a San Siro c'è la Roma, caccia i sorpassi, ma vincere può non bastare a nessuno. E poi per il Napoli, Higuaín, ultimo sprint tra record e Champions.
Nel Taglio Basso, il Giro d'Italia, Greipel Uberalles, oggi verso Arezzo l'esame sterrato e poi gli internazionali di tennis, per quanto riguarda appunto questo sport, Roma pazza di tennis, Djokovic batte Nadal e va in semifinale. Andiamo sul Corriere dello Sport, aspettando il Frosinone, Napoli preso Tonelli, chiuso l'accordo con il difensore dell'Empoli, oggi Guaine cerca i gol per il suo record e la Champions. E poi Ibra si mette all'asta, via dal PSG, il Milan ci prova, Brocchi contro la Roma per l'Europa, Mancini sfida il Sassuolo, avvisa l'Inter, se volete lascio. E poi sotto la testata Juve festa e campioni, Sampa lo stadium per la passerella scudetto e Allegri dice prendiamo solo assi. A tu per tu di Walter Veltroni, Montella, io nuovo CT della nazionale, se chiamano non ci dormo, così dice Montella. Scendiamo nel taglio basso, Formula 1 a Barcellona, oggi la pole, Ferrari più aggressiva punta sulle gomme con le soft per avvicinarsi alla Mercedes. Andiamo su Tutto Sport, siete leggenda, così con il gioco di parole delle 5 che sembra una S, Tutto Sport, Juve, oggi festa per il quinto scudetto consecutivo pensando alla Coppa Italia, la società e Allegri lavorano per il futuro, patto per prendere solo top player e Intrigo Cavani. E poi Mancini all'Inter, senza chiarezza, vado via, il tecnico vuole una squadra da scudetto. Nel taglio basso, Ferrari veloce, ora dobbiamo concretizzare. Italia Lumaca, tutti i tedeschi di sprint al giro. Questo è un po' il riassunto degli altri sport. Adesso apriamo lo spazio dedicato al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te, Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il tempo nel weekend, a te. Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, Alfredo, il tempo è peggiorato sulla nostra regione, anche se attualmente, soprattutto sul versante orientale, quindi sulle zone collinari lungo la fascia costiera, splende il sole, ma in realtà siamo interessati da corpi nuvolosi che risultano anche piuttosto compatti sul settore occidentale, sulla Marsica e nell'Aquilano, quindi lì nelle prossime ore continuerà il tempo ad essere a tratti perturbato con rovesci diffusi, localmente anche a carattere temporalesco, mentre le schiarite saranno presenti sulle zone collinari, quindi lungo la fascia costiera. Qualche rovescio potrà interessare anche le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, mentre nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità comunque di addensamenti localmente associati a precipitazioni anche sul versante orientale. Ma il tempo è in ulteriore peggioramento, Alfredo, e soprattutto nella giornata di domenica avremo un tempo decisamente peggiore di quello che attualmente sta interessando il versante orientale, perché la perturbazione colpirà la nostra regione, si posizionerà sulla nostra regione e favorirà, a partire dalla tarda mattinata di domenica, un nuovo aumento della nuvolosità con dei rovesci localmente anche a carattere temporalesco, stavolta più probabili sul settore centro-orientale, quindi le zone più interessate dai fenomeni, più colpite dai fenomeni saranno il Teramano soprattutto e la fascia orientale della nostra regione, quindi ci sarà spazio localmente a dei fenomeni piuttosto intensi ed è prevista anche una generale diminuzione delle temperature, già, in realtà già avvenuta sul settore occidentale, ma ancora non molto decisa invece sul versante orientale, perché in queste ultime ore i venti di Libeccio e il Garbino hanno mantenuto i valori ben più elevati rispetto alle restanti zone della nostra regione. Poi il tempo non migliorerà, l'instabilità continuerà a manifestarsi anche nei primi giorni della prossima settimana, perché la nostra regione continuerà ad essere diciamo sotto la scia di correnti fresche provenienti dai quadranti settentrionali e quindi questa situazione favorirà ancora annuvolamenti alternati a schiarite e a delle precipitazioni anche a carattere temporalesco. Non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alle giornate di mercoledì e giovedì, ma comunque poi per la tendenza successiva ne riparleremo nel corso della prossima settimana, Alfredo. Ed è così, grazie a Giovanni De Palma. Allora andiamo a vedere i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo nella nostra regione. E dunque torniamo sulla pagina internet di abruzzometeo.org, la vedete in questo istante messa in onda dalla regia
di Gianni D'Areo, che pregherei anche di andare a vedere farci vedere le pagine Facebook, questa è quella di Abruzzo Meteo e poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina, ti auguro ovviamente una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Chiudiamo questa prima parte di Mattino 6 facendo gli auguri a tutti quanti si chiamano Mattia, perché oggi la Chiesa celebra proprio il giorno di San Mattia Apostolo, che riveste una certa importanza nella storia dei 12 apostoli di Gesù. Infatti fu lui che fu scelto come sostituto di Giuda dopo il tradimento dei 30 denari. Secondo quanto viene riportato nei testi, San Mattia fu un predicatore che rivolse il suo messaggio soprattutto in Etiopia. Il messaggio che San Mattia tramandava era basato sulla necessità di mortificare la carne, cercando di limitare quanto più possibile le tentazioni umane e resistere alle tentazioni della sensualità. Morì da martire per mano dei giudei. Le reliquie di San Mattia sono ora conservate in parte in un transetto all'interno della Basilica di Santa Giustina presente a Padova, mentre un'altra parte si trova in al nord della Germania. Chiudiamo la prima parte di Mattino 6, diamo spazio alla pubblicità e poi torniamo con la seconda parte dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione e ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Doppi vitalizi, la lista non c'è in regione, basta autocertificarsi. Gli ex consiglieri regionali sono a quota 107 in più 40 reversibilità. In commissione voto unanime per eliminare il cumulo delle pensioni. Tra i più noti a perdere soldi, due ex governatori, Pace e Del Turco, poi Ricciuti, Saia, Verini e dietro l'angolo Melilla e Pezzopane. E poi la nomina ieri di Stanislao alla Ars Marche. Francesco Di Stanislao guiderà l'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, docente di igiene ad Ancona, ex direttore della Ars Marche tra il 97 e il 2005, era stato condannato a 2 anni nel primo grado del processo Sanitopoli, poi assolto da tutto in appello. E ancora il consulente del sottosegretario Federica Chiavaroli e Raffaele Delfino, scelto proprio per fare da consulente al Ministero della Giustizia. E la storia che arriva da San Salvo e da Lanciano: Magnacca, mamma sindaco, a Lanciano è nato Pierluca Beniamino, sto bene, devo essere sempre a disposizione e tornerò presto, così Tiziana Magnacca. Andiamo adesso sulla prima pagina del Centro per vedere insieme anche la pagina Abruzzo. Il pasticcio sul doppio evento, la regione scopre il suo Abruzzo Paper ma qualcuno pagherà. A Dubrovnik si cerca di chiarire il caso con la Commissione Europea, la Di Salvatore accusa intrighi alle nostre spalle. Perché, si chiede Di Salvatore, ci sono stati due eventi praticamente in contemporanea, uno organizzato dalla Regione Abruzzo e l'altro dalla Unione Europea, eventi che si tenevano nello stesso luogo parallelamente. Il tema degli incontri IPA Adriatic, flussi migratori e i 243 milioni di euro del fondo IPA. Medio credito, finanziate 715 imprese, il 68% è gestito da donne. Questa è la notizia che arriva dalla regione. Ieri c'è stata una conferenza stampa proprio su questo argomento. Scendiamo nel taglio basso, sciopero ai caselli autostradali, ma il pedaggio si paga lo stesso per quanto riguarda la A24 e la A25. Ovviamente chi viaggia dovrà fare attenzione perché c'è uno sciopero dei casellanti e dunque ci saranno dei disagi e dei ritardi per quanto riguarda il pagamento del pedaggio. Tutte invece le misure elettroniche per pagare il pedaggio funzioneranno. Andiamo adesso invece sulla pagina Abruzzo della
della città e si parla di cronaca, il pedofilo ci ricasca e torna in manette. Il 48enne disoccupato era già stato arrestato nel 2015, aveva creato un gruppo su WhatsApp, oltre 2000 foto, l'uomo aveva conservato la stessa SIM per non perdere i propri contatti telefonici. File sharing, con la diffusione di internet e dello scambio dei file, il fenomeno della pedopornografia si è amplificato agevolando la fruizione online. Allora, andiamo a vedere proprio il servizio di Paolo Renzetti su questa notizia. Già arrestato nel 2015 e liberato dal tribunale dopo la convalida, un uomo di 48 anni della provincia di Chieti è finito in carcere con l'accusa di detenzione e divulgazione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. L'arresto è stato eseguito ieri dagli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pescara in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquila su richiesta del PM che ha coordinato le indagini. Nonostante ciò ha continuato a perseverare in questa attività criminosa, tanto che le nostre indagini sono continuate e abbiamo constatato che nonostante l'arresto, nonostante il sequestro degli smartphone, aveva conservato lo stesso numero telefonico per non perdere i contatti che aveva già allacciato in precedenza. Durante le indagini sono stati riscontrati, oltre che numerose immagini pedopornografiche, anche un vero e proprio gruppo di cui lui era l'amministratore, e che conteneva ben all'epoca dei fatti 12 membri appartenenti a varie nazionalità, quindi non erano tutti italiani ma sono stati identificati anche all'estero. Per quanto riguarda gli italiani sono state poste in essere delle perquisizioni e hanno dato tutte esito positivo. E per quanto riguarda invece quelli residenti all'estero, parlava di Stati Uniti, Emirati Arabi, insomma persone che abitavano al di là dei confini nazionali, ci sono ancora in corso delle rogatorie internazionali. Torniamo sul quotidiano Il Centro, l'avvertenza sulla pagina di Pescara, doccia fredda sugli interinali di Attiva, il Ministero non dà speranze, i 70 precari del settore rifiuti non saranno riassunti, resta in piedi solo la causa d'appello e dunque questo per quanto riguarda un'avvertenza che va avanti da mesi. E ancora, sì della soprintendenza alla rete di scarichi, si lavora anche oggi e domani per completare la maxi conduttura che dal fiume va al depuratore per quanto riguarda il DK, il famoso DK15. Andiamo avanti con la pagina di Pescara e l'abbiamo vista poc'anzi la notizia, bambini nudi su Twitter, è stato arrestato dalla polizia postale, poi prostituzione, multati un cliente e quattro ragazze, questo è il bilancio del servizio svolto lungo la riviera di Montesilvano dai carabinieri diretti dal capitano Vincenzo Falce. E poi Agenzia delle Entrate, torniamo all'inchiesta Imparato, l'indagine potrebbe allargarsi, caccia ai mandanti, potrebbe allargarsi l'inchiesta sul funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Pescara Giovanni Imparato e sul commercialista di Formia Paolo Lavalle. Imparato, 56 anni, capo dell'ufficio legale della sede provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Lavalle, 53 anni, consulente della società immobiliare Cross Città Mercato, finita sotto accertamento fiscale. Entrambi sono agli arresti domiciliari da martedì scorso con l'accusa di corruzione. Come abbiamo letto dal titolo, l'indagine potrebbe allargarsi nelle prossime ore. Andiamo avanti con la cronaca, pattuglie antiladri, la città presidiata una notte per le strade di Pescara con le volanti della polizia, ronde in centro e ispezioni tra villette per prevenire i furti. Il capo della volante, Pescara è tranquilla, noi ci siamo sempre, Cosentino in prima linea per garantire la sicurezza, tanti interventi anche per liti familiari e tra genitori separati. E questo per quanto riguarda l'attività di prevenzione della polizia. Andiamo avanti sulla pagina di Pescara. Pescara all'avanguardia per i patti di convivenza. L'assessore, abbiamo il registro delle unioni civili e un primo caso di separazione. L'avvocato spiega con la nuova legge due corsie percorribili per chi vive insieme. Andiamo ancora avanti, i tagli contestati, il super esperto conferma difficile salvare quei pini, sopralluogo dell'agronomo Giovanni Morelli in Viale Regina Margherita, intorno a questi alberi nei decenni è stato edificato di tutto, sono soffocati.
Galleria San Silvestro, conducente ferito nell'auto ribaltata, ennesimo incidente ieri sera attorno alle 22 lungo la Galleria San Silvestro della circonvallazione, tre veicoli coinvolti per cause in via di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto. Si tratta di una Fiat Punto, una Panda e una Nissan. Una delle tre vetture si è ribaltata e si è temuto il peggio per il conducente. Fortunatamente è rimasto soltanto ferito. Gli studenti a lezione all'Iper Pescara Nord, entusiasmo tra i ragazzi dell'Istituto Spaventa di Città Sant'Angelo che hanno seguito il progetto di alternanza scuola-lavoro. A centropagina il novello Archimede di Fabio, sedicenne, conquista per il liceo Galilei l'argento alle Olimpiadi della Matematica. E poi alunni, insegnanti e genitori nello sport senza frontiere, i ragazzi della Carducci all'Arca, e nel taglio basso soldi e risparmio, brilla il Da Vinci nel progetto per il riuso responsabile del denaro. Andiamo a Francavilla verso il voto, ecco tutte le spese dei candidati a sindaco, sedi, eventi e tipografia, circa 10.000 euro per Luciani, budget da 8.000 per Mantini, niente cene per Sarchese e Di Renzo. Nel taglio basso, da Popoli a Cipagatti, ecco dove andare, al via la raccolta della Croce Rossa per i campi di accoglienza, sempre a Cipagatti, bilancio, la minoranza attacca il comune a briglia sciolte, a San Giovanni Tatino, al centro d'Abruzzo, prevenzione con gli specialisti. Adesso lasciamo la pagina di Pescara e passiamo a quella di Montesilvano, la star raccolta con le rose rosse, la cucinotta a pranzo con i migranti africani, l'attrice siciliana che ha appena girato un cortometraggio a Campli, ha pranzato all'hotel Ariminium perché l'integrazione è anche una tavola imbandita, così ha detto l'attrice che è stata nella mattinata a Campli per girare alcune scene del cortometraggio. C'è stata anche una conferenza stampa per presentare il corto sul timballo, e allora andiamo a vedere il servizio di Elisa Leuzzo. La cittadina di Campli da lunedì scorso è un set cinematografico per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Maurizio Forcella, con la sceneggiatura di Pietro Albino Di Pasquale, dal titolo Timballo, una grande cucina. Nel cast Maria Grazia Cucinotta. Devo dire che qui la natura premia. I camplesi come sono? Basta vedere, anche voi l'avete vista, mi hanno accolto come una di casa. Lei già conosce l'Abruzzo? Beh, l'ho conosciuto purtroppo nel periodo forse più brutto, però lo conosco, poi ho tantissimi amici. Le zone più importanti che le sono rimaste nel cuore? Tutte. L'Italia secondo me è tutta, non c'è un posto dove dici ok, non mi piace, l'Italia è bella tutta. Le parole che ha detto su questo cortometraggio? Le parole mi piace, è un piccolo sogno che si realizza, è un insieme, è un messaggio importante per abbattere il pregiudizio, perché comunque puntare il dito significa creare violenza e soprattutto per far vedere che comunque attraverso il cibo la gente si unisce e poi è la promozione di tutto quello che viene dalla terra, una terra come questa che dove la natura ancora ti dà il privilegio di mangiare sano. Il piatto preferito abruzzese è il suo? Ma ieri mi hanno fatto mangiare di tutto, devo dire uno no, mi ricordo che c'era tutto un po' fritto ed era buonissimo. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Itaca, dall'Officina Azzurra e dalla Bro Company di Napoli, è sostenuta dall'amministrazione comunale camplese. Che c'è di più di un cortometraggio per rilanciare Campli, che ha dei tesori spesso non conosciuti? Ieri sera è arrivata Maria Grazia Cucinotta, che diciamo è l'attrice principale di questo film, una diva nazionale ma anche internazionale, conosciuta in tutto il mondo, che crede in questo progetto e sicuramente può essere il viatico, appunto, come dicevo, per far conoscere Campli al mondo. Siamo molto onorati della sua presenza e speriamo appunto che ci porti qualcosa di positivo. Questo cortometraggio verrà proiettato a Venezia, Roma, Torino, a Cannes, quindi noi siamo
lieti di aver aderito a questa proposta che ci è stata fatta. Il corto, girato interamente nel paese teramano, racconta la storia della cuoca Adelina, che ha il sogno di far assaggiare il suo particolare timballo alla conduttrice di un programma televisivo, Maria Grazia Cucinotta. Ci riuscirà grazie a tre idraulici migranti che l'aiuteranno inventando una ricetta connubio tra il piatto tipico teramano e il couscous. Adesso andiamo sulla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, sito industriale di Bussi, ultimo atto per la bonifica. Dopo 9 anni di attesa, la Regione ha fissato al 23 maggio la riunione per la firma dell'accordo di programma tra Sindaco Solvè e parti sociali. Poi Penne verso il voto, doppia presentazione oggi con Frisa e Napoletano. E poi tocco da Casa Aurea, cammino del Volto Santo, oggi l'ultima tappa da 30 chilometri. A Penne, pensionato investito in centro e finito a terra, colpito da un'auto in sosta tamponata da un furgone. E sempre a Penne, e Penne in eccellenza, festa cittadina in Largo San Francesco. Andiamo adesso sulla pagina di Chieti del centro. Caos al policlinico, barelle in corridoio e divieti ai parenti. Chieti, medicina e geriatria come un ospedale da campo, Cerulli e i familiari non possono assistere i malati moribondi. Sempre dal Chietino, i NAS chiudono 2 mense scolastiche, vasto blitz nelle cucine degli istituti, i carabinieri trovano muffa, cibo per terra o mal conservato. E poi il lavoro, Thales e Salva ha firmato l'accordo con Tecne. Chieti, l'azienda di Poggio Fiorito, rileva il sito con tutti i dipendenti, sindacati e lavoratori soddisfatti. Restiamo ai temi del lavoro, ma cambiamo testata, passiamo al Messaggero, andiamo nella pagina di L'Aquila. Call center in strada, la disperazione. H3G assicura, stiamo lavorando per valutare tutte le possibili soluzioni a garanzia della tutela dell'occupazione. I sindacati sperano, l'azienda ha ribadito il suo impegno per i lavoratori e quindi aspettiamo l'incontro di martedì. Intanto ieri c'è stata una protesta proprio mentre all'Aquila passava il Giro d'Italia. Andiamo a vedere il servizio di Gianmarco Menga. Dal 1° luglio potrebbero restare a casa con l'incubo della disoccupazione. È il destino segnato per i 234 lavoratori della Globe Network Call Center dell'Aquila, che ha la commessa per la Rete 3. La società H3G, che gestisce la compagnia telefonica, ha infatti ratificato la rescissione dei contratti per il 30 giugno 2016. Per questo, in accordo con i sindacati CGL, CISL, UIL e UGL, è stata organizzata questa mattina una protesta nei pressi della Miternum sulla strada statale 17, davanti alla caserma Pasquali, così da mostrare a tutti la paura e il dissenso per una decisione che potrebbe compromettere il futuro economico di tantissime famiglie. La location è anche strategica in virtù del passaggio in queste ore del Giro d'Italia. Qualche novità comunque si attende martedì prossimo a Roma, dove è in programma un vertice tra i sindacati nazionali e la società H3G. Al nostro microfono Piero Francazio della Wilm L'Aquila e un lavoratore. H3G ha deciso di lasciare questa azienda poiché hanno avuto dei problemi per quanto riguarda il piano di rientro del debito fiscale presentato o non presentato da Globe Network. H3G, da quello che sappiamo noi come segreterie nazionali, non vuole lasciare a piedi i lavoratori dell'Aquila e neanche l'Aquila, però una cosa è certa, come organizzazioni sindacali presenti in questa azienda qui, non vogliamo assolutamente che venga perso un posto di lavoro. Dal 1° luglio siamo disoccupati, stiamo chiedendo aiuto allo Stato, alle autorità locali, a tutti quanti quelli che possono aiutarci, possono fare qualcosa per salvare 230 posti di lavoro. Andiamo avanti, l'abbiamo detto prima, c'era il Giro d'Italia ieri che passava all'Aquila, partenza da Sulmona e arrivo a Foligno per la tappa del Tour Rosa. Giro, pioggia e vento non fermano la festa, applausi e pecore rosa, entusiasmo in città e nei borghi, tanta gente in strada, qualche disagio al traffico, animali tinti come nel 2005 e vedete la fotografia degli animali tinti in onore del Giro d'Italia. E poi la partenza, come detto, da Sulmona, in piazza Garibaldi esplode l'allegria, per la sesta volta nella sua storia lunga 99 anni la carovana ha fatto tappa nella patria di Ovidio.
Nel taglio basso, un anno fa la storica adunata degli alpini, 3.000 le penne nere in viaggio per Asti, 10 pullman in marcia soltanto dalla città aquilana. L'edizione 2015 ha avuto una ricaduta economica da 35 milioni di euro. Passiamo alla pagina di Avezzano sul Mona. Crab, esplode la protesta dei ricercatori, ancora un'avvertenza nella nostra regione. Dopo il sit-in davanti al municipio di Pangrazio, li riceve e si muove. Se la regione non c'è, interverrà il comune Casale. I fondi ci sono, li ha stanziati il premier Renzi e ora l'assessore regionale Pepe chiami subito il governo. Fermare al più presto la messa in liquidazione e salvare i lavoratori, questo è l'imperativo per quanto riguarda l'avvertenza Crab. Poi una notizia che arriva da Capistrello: morsa da cane mentre va in chiesa, padrone è stato condannato. E poi a Sulmona, centrale di Santa Lucia, ecco l'energia pulita. Scendiamo nel taglio basso, edilizia, norme tecniche, via libera dalla provincia per quanto riguarda il Sulmona, ma il commissario ha deciso di non procedere alla loro approvazione definitiva. Ad Avezzano, morta la donna ricercata nella Marsica, e poi a Sulmona, bocconi avvelenati e strage di cani. Ad Avezzano ancora, sisma, va a ruba la start-up marsicana. Passiamo adesso alla città, quotidiano della provincia di Teramo, per vedere anche qualche notizia dal teramano. E partiamo dai teramani eccellenti alla ribalta della cronaca. Pannella accetta le chiavi della sua Teramo. Il sindaco Brucchi con una delegazione civica in visita al Leone Radicale per la cittadinanza onoraria. Lo scherzo, questa chiave è falsa e so anche chi l'ha fatta, ironizza Marco Pannella nella sua mansarda romana tra i teramani che gli hanno consegnato le chiavi della città. E poi cronaca, il ginecologo civitellese Severino Antinori, arrestato dal NAS, il guru della fecondazione e clonazione, accusato di furto di ovuli da una donna spagnola. Andiamo avanti. Restiamo a Teramo, ma parliamo della crisi del comune. Sindaco Brucchi lasciato a macerare, almeno un'altra settimana di passione per sapere se l'amministrazione avrà un futuro e quale, per quanto riguarda la crisi di governo. E poi intrappolati dal magazzino del restyling del corso Bar San Matteo, costretto a ridurre le ore di apertura per i danni provocati alla clientela dal cantiere. Orrore in via Capuani, infestata dai nuovi cartelli, per quanto riguarda un'enciclopedia di informazione nella ZTL. E poi archiviata l'inchiesta sulla rotonda ovale, cittadini danneggiati dai lavori si rivolgono all'avvocato Lettieri per il ricorso in Cassazione. Verso la fusione Banca di Teramo, i dipendenti accettano i piani di BCC Castiglione, questo è il pezzo di spalla. E poi animali, cani randaggi, l'IZS coordina le politiche nei Balcani. Andiamo ancora avanti, Roma, altri 3 anni per l'assalto al blindato, seconda condanna per l'indignato teramano Mauro Gentile, protagonista degli scontri in piazza dell'ottobre del 2011 ai domiciliari, stava già scontando 5 anni per devastazione, ora la nuova condanna per l'assalto al blindato. Andiamo ancora avanti con il giornale e passiamo allo schianto dei tornado. Chiesta l'archiviazione, fu solo un errore dei piloti. Per la procura di Ascoli non ci sarebbero responsabilità nel terribile incidente dell'agosto di 2 anni fa. Vedete la fotografia, lo schianto, i 2 aerei militari si scontrarono mentre si esercitavano nei cieli tra Teramo ed Ascoli. Gli indagati, a finire sul registro degli indagati, 5 ufficiali che avevano pianificato il volo dei 2 velivoli militari. E poi il duplice infanticidio, processo sospeso in attesa del verdetto della giuria per quanto riguarda Samira Lupidi. Ieri, come detto, sospeso il verdetto in attesa di quello della giuria, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, nella prossima settimana. A Martinsicuro, bandiera blu, il sindaco non ci ha neanche provato, il Partito Democratico presenta un'interrogazione sul mancato riconoscimento. Nel taglio basso, riapre il ponte ciclopedonale sul Vibrata, lavori costati 30.000 euro in attesa della nuova struttura. Andiamo avanti con la nostra rassegna e torniamo sul quotidiano
il centro per andare a vedere l'Abruzzo Sport. E allora ovviamente c'è il calcio di Serie B in primo piano, la penultima giornata, Oddo Avanti Pescara blinda il terzo posto e Sebastiani annuncia l'acquisizione del Poggio degli Ulivi. Andiamo a vedere anche le probabili formazioni della partita di Modena, stadio Alberto Braglia, alle ore 15, arbitra Pasqua di Tivoli, il Pescara con il 4-3-2-1, con Fiorillo in porta, Zampano, Zuparic, Fornasiere, Vitturini in difesa, Verre, Torreira e Memusciai a centrocampo, Caprari e Benali dietro il bomber Gianluca Lapadula. Il Modena dovrebbe rispondere con un modulo speculare, Modena allenato dal l'ex Cristiano Bergodi, Manfredini in porta, Calapai, Gozzi, Mazzorati e Rubin in difesa, Nardini, Osugi, Bentivoglio a centrocampo, Mazzarani dietro le punte, Granoce e Luppi. Andiamo avanti, restiamo sempre alla Serie B, andiamo a vedere gli altri articoli che riguardano questa partita. Bergodi senza rancori, grato ai pescaresi ma devo batterli, l'ex alla guida del Modena dimentica l'esonero del 2013, Pescara la squadra più in forma, serve la gara perfetta. Modena che è invischiato nella lotta per non retrocedere. I precedenti, nel 2013 l'unica vittoria al Braglia, l'anno scorso decise una doppietta del bomber Granoce. In Emilia arriveranno circa 1000 tifosi biancazzurri e probabile record stagionale di spettatori, almeno 8000 grazie ai prezzi popolari. Ovviamente in città Pescara c'è entusiasmo per il terzo posto del Delfino. E poi ieri si è giocato l'anticipo a Perugia, la Provercelli si è imposta nel finale facendo un balzo verso la salvezza, Perugia 1, Provercelli 2, così è finita la partita con i gol di Mustacchio, Del Prete e Ardizzone. Andiamo ancora avanti, la volata per restare in Serie B coinvolge anche il Lanciano che ha avuto indietro 3 punti per quanto riguarda il ricorso fatto alla Corte federale d'appello sulle irregolarità amministrative. Il Lanciano deve vincere per inseguire la salvezza, oggi è il 55esimo compleanno di Maragliulo che aspetta i 3 punti come regalo. Rossoneri su di giri dopo che la Corte d'Appello ha restituito 3 dei 5 punti di penalizzazione con l'assenza di Aquilanti, la fascia da capitano a Marilungo che è al rientro. Andiamo a vedere le probabili formazioni della partita di Lanciano Stadio Guido Biondi, alle 15 arbitra Candussio di Cervignano del Friuli. La Virtus Lanciano col 4-3-2-1, Cragno in porta, Salviato Rigioniamente Di Matteo in difesa, Vastola, Giandonato e Rocca a centrocampo, Marilungo e Di Francesco assieme a Ferrari in avanti. La Ternana dovrebbe rispondere con il 4-3-3 di Breda, Mazzoni in porta, Vaient, Maccariello, Gonzales e Santa Croce in difesa, Palumpo, Zampa e Busellato a centrocampo, Furlan, Ceravolo e Belloni in attacco. Andiamo ancora avanti con lo sport, ma cambiamo testata, passiamo sulla città e andiamo a vedere insieme la pagina che riguarda il Teramo, perché ci sono importanti e interessanti novità sul fronte della squadra, perché ovviamente c'è il divorzio tra il tecnico Vincenzo Vivarini e la società del Diavolo. Zauli in pole position per il dopo Vivarini. Il tecnico del Sant'Arcangelo rispecchia l'identikit tracciato da Campitelli per la guida del Teramo. Il futuro, andremo su un profilo tra i 40 e i 50 anni che non sia mai andato oltre la Serie C, perché vogliamo un tecnico motivato con la determinazione per lavorare con l'obiettivo di tornare a vincere. Altri candidati, Giovanni Pagliari, ex L'Aquila, Remondina della Carrara Rese, Fulvio Pea, buona uscita per l'ex allenatore Vivarini, che andiamo a vedere nel retroscena. Divorzio al veleno tra Teramo e Vivarini, scrive la città, mercoledì l'incontro a 5, l'allenatore sbotta e dice di non credere più al progetto, la società ne prende atto. La discussione, l'allenatore senza freni attacca tutti, Campitelli lo fa ragionare e poi l'accontenta con la risoluzione. Intanto per quanto riguarda l'inchiesta Dirty Soccer, atti da Catanzaro a Napoli, si allungano i tempi del processo
piccolo colpo di scena per quanto concerne il processo penale su quanto accaduto il 2 maggio scorso nella partita Savona-Teramo. Nell'udienza di ieri mattina il GIP del Tribunale di Catanzaro ha accolto l'istanza di incompetenza territoriale per Antonio Ciccarone, ex direttore sportivo del Neapoli, e tra i principali indagati, e dunque gli atti si spostano a Napoli. Andiamo ancora avanti con lo sport e andiamo adesso sul Messaggero per completare insomma, la panoramica sullo sport regionale. Andiamo a vedere l'Abruzzo Sport, Pescara, torniamo alla Serie B, missione terzo posto, a Modena contro un avversario a caccia di punti salvezza, serve un successo per tenere la posizione in vista dei playoff. Oddo ci aspetta una gara durissima, potrebbe esserci anche qualche novità perché dobbiamo gestire anche i diffidati. Bergodi, l'ex allenatore del Pescara, dice servirà la partita perfetta contro un Pescara in forma. E poi per quanto riguarda il Lanciano, Virtus 3 punti ed è quasi fatta, il Biondi contro la Ternana, una gara decisiva per la salvezza, Maragliulo abbiamo il morale alle stelle, niente distrazioni. Poi la Lega Pro, come detto, Campitelli, Vivarini voleva andarsene e lo ha accontentato, il tecnico porterò dentro questi colori, a giorni ci sarà la nomina del successore. Poi l'Aquila si tutela e pensa al ripescaggio, la FIGC deve chiarirne l'ammissibilità dopo la condanna per quanto riguarda le inchieste sul calcio scommesse. E andiamo a vedere anche la Serie B, stipendi non pagati, due vertenze per il Chieti, la società teatina dovrà affrontare appunto due vertenze, ad avviarle sono stati l'attaccante Domenico Suriano e il centrocampista Ousmane Diop. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito anche questa mattina, l'appuntamento con Mattino 6 è per lunedì alle ore 7, la nostra informazione invece torna alle 14, alle 19 e alle 23 e oggi ovviamente c'è anche diretta stadio attorno alle ore 15 con Andrea Costantini, seguirete tutte le partite di Serie B con occhio particolare ovviamente alla partita del Pescara a Modena e del Lanciano contro la Ternana. Grazie ancora, vi auguro ovviamente una buona giornata e buon fine settimana.